Buongiorno a te, benvenuti a questo video, video di attualità, che poi io sono qui in Svizzera e non sono nel Medio Oriente, eppure sicuramente qualcosa sta succedendo, non potranno mica fare tutti dei telegiornali come fa Al Jazeera e inventare le notizie o come ci comunica la RSI, Radio Televisione Svizzera, oggi. Più di 500 morti in Libano dopo degli attacchi di Israele. Abbiamo decine di bambini, decine di donne, di mamme. Dopo quasi un anno che Israele bombarda quotidianamente la Palestina, perché anche lì non sarà mica tutto un videomontaggio, immagino che una verità c'è. Adesso Israele attacca il Libano, il sud del Libano. Dopo aver fatto saltare in aria migliaia di gente attaccando i cercapersone di questi presunti membri di Hezbollah, poi alla fine saltano nel supermercato, mica sono tutti guerrieri di Hezbollah. Adesso hanno attaccato il Libano, adesso dopo la Palestina il Libano, e dopo il Libano dove? E io mi domando, attaccano arabi, dove sono i paesi arabi? Fanno miliardi, miliardi con il calcio, Dubai, eccetera, eccetera. Dunque, ognuno è solo su questo pianeta, ognuno è solo. Eppure, quando la Russia ha iniziato un'operazione in Ucraina, tutti sono andati ad armare l'Ucraina per aiutarla a difendersi contro la Russia. Allora iniziamo ad armare la Palestina, il Libano. Invece, come vedete, ci sono situazioni simili, ma le risposte internazionali sono diverse, perché sembra che la vita di un palestinese vale meno di una vita di un ucraino. Ma perché succede quello? Perché gli interessi sono sempre gli stessi. Gli interessi sono i soldi. Non c'è guerra religiosa. Non c'è guerra politica. C'è guerra di gas, di petrolio. A Gaza, nella striscia di Gaza in Palestina, c'è il gas. E Hezbollah in Libano dice sostenere i palestinesi. E dunque, se tu vuoi nuocere a me, io ti distruggo, ti anniento. Perché è questo che sta facendo da quasi un anno Israele. Allora questo video, un video per prendere consapevolezza di quello che succede nella Terra Santa, che così viene definita, ma quando c'è di mezzo la religione, di santo rimane poco. C'è sempre poco santo. Sono sempre pochi santi nelle chiese, tra l'altro. Allora, vedi, anche il telefono si è stufato. Io mi sono stufato. Sono stufato di vedere queste situazioni, di questa sofferenza. Allora lo dico, perché se qualcosa non lo dici, si imprime dentro di te. Allora, a te di fare la stessa cosa e dire quello che senti, così da partecipare alla presa di consapevolezza di quello che succede nel mondo, iniziando a prendere consapevolezza in quello che stai vivendo nella tua di vita, perché se no, come puoi prendere consapevolezza in quello che succede là fuori? Allora, Haug, un abbraccio. Queste musiche con copyright non vanno bene. Eliminiamo tutto. Eliminiamo i copyright. Eliminiamo tutti questi interessi economici e finanziari. E finanziamo l'amore con l'amore. Un abbraccio, una hug e a presto. Ciao.